Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità fumetti della settimana. Una settimana che è un po' particolare in realtà perché Panini ha praticamente mollato il colpo e sono usciti giusto una manciata di titoli. Ma contemporaneamente mi è arrivato un pacco da Panini stessa che avevo ordinato, tranquilli, e quindi un po' di materiale da vedere. Comunque ce l'abbiamo. In ogni caso, prima di cominciare, due note due. Come al solito, vi ricordo che ho un canale su Telegram con le notifiche, in modo da non perdervi nemmeno un video o una live. Un altro canale con le offerte su Amazon per aiutarmi a sostenere il progetto. Poi un gruppo, sempre su Telegram, in cui parliamo di fumetti. Trovate tutti i link in descrizione, insieme alla mia pagina Instagram e al mio canale, fondamentale, su Twitch, in cui faccio live tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21, in cui monto dei Gunpla e comunque chiacchieriamo sempre di fumetti, manga and company. In ogni caso, andiamo a cominciare. Partiamo dal DC Comics, come dicevamo, quasi nessuna uscita, in realtà un'uscita nuova c'è, anche se effettivamente di DC c'è ben poco, nonostante ci sia il logo in copertina, ed è He-Man and the Master of the Multiverse, che Panini ci definisce i dominatori degli universi, perché del multiverso suonava male, ma ok, potremmo discutere dell'utilità di mettere un sottotitolo in quella che è fondamentalmente una miniserie di 6 numeri, ma boh, non lo so. In ogni caso, con la precisione millimetrica di farlo uscire praticamente insieme alla nuova serie animata su Netflix, è una storia ben diversa in cui fondamentalmente vanno a collidere le tante varie versioni di He-Man che abbiamo visto negli anni. Non l'ho ancora letto, ma da quello che ho capito c'è un He-Man malvagio che sta uccidendo tutte le sue versioni degli universi paralleli. E anche solo sfogliandolo potete notare tante strane versioni di He-Man, come quello della seconda serie di giocattoli che mi rovinò l'infanzia, e persino quello del film. Ovviamente non manca quella del cartone animato classico immancabile e che non si può non amare, secondo me. In ogni caso, sono curiosissimo di leggermi questa storia, sarà stramba e particolare, immagino. In ogni caso, notate quanto fa ridere He-Man con pettinatura classica in versione realistica. Vabbè. In ogni caso, i testi sono di Tim Seeley e i disegni di Dan Fraga e Tom Derenick. Sinceramente, consigliatone. Poi abbiamo un'uscita abbastanza recente, credo sia di settimana scorsa, ed è Batman Death Metal Mixtape 2, che contiene un po' di storie varie ambientate all'interno ovviamente di Death Metal. Gli albi contenuti sono Death Metal Infinity Hour Extreme, Death Metal Multiverse Wrath, Death Metal Last Stories of the DC Universe e Death Metal Rise of the New Gods. Ora non le ho lette, ovviamente, tra l'altro sono anche piuttosto indietro nella lettura in generale di Death Metal, però questo tipo di storie mi incuriosisce sempre. Sono approfondimenti, non è necessario leggerle probabilmente per conoscere la storia, ma per fornirvi qualche informazione in più sì. In più sono brossuratoni e volevo comprarmi tutto l'evento, quindi non me lo sono fatto sfuggire, anche se in effetti l'ho recuperato sul sito e non in fumetteria e non so esattamente perché. Credo che il motivo fondamentale fosse avere la targhettona degli X-Men. Ok. Poi abbiamo un altro volume piuttosto interessante, sempre uscito settimana scorsa, se non sbaglio, ovvero Lanterna Verde, speciale 80° anniversario. Non è il primo di questi speciali 80° anniversario, anche se è il primo che io effettivamente compro. Perché? Perché sono affezionato al personaggio. Lanterna Verde è stato probabilmente il mio primo amore DC a inizio anni 2000 e sinceramente ci tenevo ad averlo. Cosa contiene? Un certo numero di storie brevi, praticamente una decina, come potete anche vedere dal sommario, e all'interno troviamo un sacco di team creativi diversi. Solo in copertina sono citati Jim Starlin IV, Gary Frank, Geoff Johns, Ivan Reis, Dennis O'Neill, Doug Mankey, Peter J. Tomasi, Mariko Tamaki e la nostra Mirka Andolfo. È ovviamente un fumetto di anniversario in cui troveremo tutte le lanterne verdi, dal Jordan a Guy Gardner, da Kyle Rayner a Jon Stewart, senza dimenticare ovviamente le più recenti, Jessica Cruz e Simon Batz, e poi, presumo, anche la classicissima Lanterna Verde originale, ovvero Alan Scott. Non ho idea ancora come siano le varie storie, però ci tenevo a mettermelo in libreria. Il formato è quello grosso modo di un omnibus come dimensioni, ovviamente non a livello di spessore, però se siete fan del personaggio ci sta assolutamente. E poi abbiamo due recuperi un po' più vecchiottini. Iniziamo con Cave Carson ha un occhio cibernetico sotto copertura. Maxi serie di 12 episodi di John Rivera, Gerard Way e Michael Avon Hemming. Non ne so assolutamente niente a livello di trama, e in realtà il motivo che mi ha spinto di più a prenderla sono proprio i disegni di Avon Hemming, per cui provo un certo affetto da quando disegnava Powers tanti tanti anni fa.
insieme a Bendis. È una serie di Young Animal, ci viene proposta direttamente in cartonatone con un sacco di pagine. Dovrebbe essere una serie piuttosto originale e sinceramente non so cos'altro dirvi prima di leggerla. Sicuramente cercherò di farlo il prima possibile, anche se non vi do dei tempi perché sono volumi grossini, e quindi vedremo. In ogni caso interessante anche solo dal punto di vista grafico, molto 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 particolare e variegato, direi. Comunque, da dargli un'occhiata. E chiudiamo con DC con un ultimo volumotto, ovvero Omega Man di Tom King. Cos'è Omega Man? È un'altra maxi serie di 12 episodi, però questa volta scritta dal grandissimo Tom King, uno degli autori favoriti in DC al momento. Ha scritto la lunghissima run di Batman e un certo numero di progetti, fra cui al momento Batman Catwoman e Rorschach in pubblicazione spillata per Panini. Ero curioso di leggere questa opera, dovrebbe essere più o meno l'ultima che mi mancava di queste proposte in volume. Non l'avevo letta a suo tempo quando l'ha pubblicata Erebu Lion e quindi me la sono recuperata con gioia. Al centro della storia, ancora una volta, una ex Lanterna Verde, John Stewart, ora diventato la Lanterna Bianca che rappresenta tipo la vita nell'universo DC, si troverà ad avere a che fare con appunto gli Omega Men, un misterioso gruppo di eroi o forse terroristi, ma di più non so. Molto molto bello visivamente. Ai disegni troviamo Barnaby Bagenda come disegnatore principale, ma anche Toby Cypress, Iggy Uguara e José Marzán Jr. In ogni caso, devo dire che mi ha colpito moltissimo a livello grafico. Sono davvero curioso di dargli una letturona. Anche qui troviamo una delle passioni di Tom King, ovvero la gabbia a 9 vignette, che poi viene spesso riadattata, ma su cui si basa fondamentalmente il suo stile di narrazione ultimamente. Comunque, super consigliato anche questo, così a scatola chiusa, ma ve ne parlerò meglio prima o poi, magari in un video. E passiamo finalmente a Marvel. Anche qua pochissime uscite, nessuna uscita di questa settimana in realtà. E comincerei con la cosa più assurda che ho preso, ovvero Lego Avengers numero 6. E vi potreste chiedere se è rimbambito. Sì, effettivamente un po' sì, ma in realtà l'ho preso semplicemente perché volevo un cap con scudo e elmetto. E infatti eccoli qua. Niente, lo sapete, colleziono Lego e non avevo un Capitan America decente e quindi me lo sono preso. Alla fine 5,90€ sono più o meno il prezzo che paghi per una minifigure in generale, per cui queste riviste in realtà sono un ottimo modo di procurarsele. Fra l'altro, nel numero in uscita a settembre c'è War Machine, non ho nemmeno un War Machine e sarà mio. Olè. Passando a cose un po' più serie, ho recuperato un fumetto uscito un annetto fa, ovvero Punisher Soviet di Garth Ennis con i disegni di Jason Burrows. Me ne hanno parlato benino, in teoria, vabbè, è Ennis, quindi so grosso modo cosa aspettarmi, però ero curioso di leggere questa storia del Punitore, visto che a suo tempo non ero riuscito a prenderla. In realtà l'avevo anche già ordinata a Panini, ma avevo dovuto annullare l'ordine per ritardi che erano in corsi. Ve lo ricordate, è vero che vi sconsiglio sempre di preordinare le cose su Panini, soprattutto se le ordinate insieme a cose già uscite? Ecco, per esperienza personale non fatelo. Comunque, di più non so cosa dirvi. Sapete, Ennis è uno degli scrittori più dissacranti del panorama USA. Ve lo potete ricordare sicuramente per Preacher, ma anche per il lunghissimo ciclo che ha fatto sul Punitore qualche anno fa. Consigliato al 100%. E avremmo credo finito con Marvel, perché abbiamo un fumetto Panini un po' particolare, ovvero Star Wars, le strisce quotidiane classiche di Russ Manning, che è un cartonatone di formato largo, diciamo, che contiene un sacco di strisce di Star Wars pubblicate sui quotidiani a inizio anni 80. Sono tantissime strisce, alcune a colori, altre in bianco e nero, visivamente molto vintage e molto molto belline, soprattutto quelle a colori, devo dire. E non le ho ovviamente mai lette, non so esattamente cosa aspettarmi. A parte Leia che sembra un po' Biancaneve ogni tanto, devo dire che sono curioso di buttarmi in questa ennesima versione del mito di Star Wars. Gran bel volume, forse un po' caro, però se siete fan ci sta assolutamente. Tra l'altro si trova anche su Amazon, bizzarramente, link in descrizione. Passiamo rapidamente a Saldapress e ho acquistato Angel Spike 3, che in realtà è Angel 3, sottotitolato Tutti i miei demoni. Continuano le avventure in solitaria, ma non troppo, di Angel. Infatti ora c'è anche Spike. Testi di Brian Hayward Hill con disegni di Gleb Malkinov. Ora, i primi due volumi devo dire che li ho apprezzati, li ho trovati divertenti, mi sta piacendo questa revisione del mito di Buffy. Tra l'altro mi sono riguardato tutta la serie TV di Angel nelle ultime settimane. Questo volume in particolare ha una ricchissima quantità di cover variant all'interno.
quindi se siete curiosi di vedere un po' di illustrazioni ne trovate un sacco. Ecco, l'unico appunto forse è che 4 episodi della serie regolare a 19,90 è un po' tantino, però lo sapete, sono super fan della serie e non posso farne a meno. Comunque, se siete fan, dategli un'occhiata. Passiamo all'Italia, Bonelli ci porta Dragonero, il ribelle 21 bis, perché sì, anche Dragonero ha avuto il suo numero extra questo mese. Sono 4 storie inedite e complete. Soggetti e sceneggiatura sono di Luca Enoch, Stefano Vietti e Luca Barbieri. Ai disegni invece Ludovica Ceregatti, Diego Bonesso, Vincenzo Riccardi e Emanuele Gizzi. Ora, non ho ancora letto questo numero di Dragonero, visivamente lo trovo molto interessante. Ovviamente ci sono un po' di stili diversi all'interno a seconda delle varie storie, ma nel complesso lo trovo molto molto carino. In più, volendo, all'interno c'è la mappa del mondo in cui è ambientato Dragonero, che però non stacco perché sennò mi si svaluta il fumetto. In realtà non è nemmeno tanto per quello, se sapessi cosa farci la staccherei anche. Il problema è che comunque poi mi girerebbe per casa, tanto vale tenersela qua. Poi se un giorno dovessi avere un'immensa voglia di staccarla, la staccherò. In ogni caso, come ci dice la copertina dietro, non è l'unico albo bis, abbiamo già visto quello di Dylan Dog. Non comprerò in ogni caso quelli di Nathan Never, Zagor e Tex, non sono particolarmente interessato. Comunque, se seguite Dragonero non fatevelo sfuggire. Quantomeno a livello di disegni mi sembra molto più interessante del numero 21 base uscito un paio di settimane fa. Nient'altro di particolare da segnalare. Ma passiamo ai manga. Ecco, sui manga c'è qualcosa da segnalare. È una settimana piuttosto particolare. Abbiamo infatti poche uscite dalle singole case editrici, ma un sacco di acquisti per varie case editrici. Iniziamo con Magic Press. Ho preso il secondo numero di Raid of Healer, che devo dire non è nemmeno male. Storia di Rui Tsukiyo, disegni di Soken Aga. Ecco, se i personaggi non fossero dei malati sociopatici, devo dire che sarebbe anche divertente e intrattenente. Peccato che il protagonista, a causa dei suoi desideri di vendetta, sia diventato fondamentalmente un mostro asociale. Se escludiamo questo e lo spirito super ecchi del manga, che però poi non si realizza nemmeno tanto perché è piuttosto, tra virgolette, censurato nei disegni, devo dire che probabilmente lo apprezzerei anche di più. In ogni caso, piacevole, penso che andrò avanti a seguire la serie per vedere dove vanno a parare. Sono un po' curioso. Poi abbiamo Planet Manga con Jobless Reincarnation, volume 2, un isekai, anche qua ambientazione fantasy. È il secondo numero di questa serie, continua a essere piuttosto banalotta da un primo punto di vista, ma d'altronde, ribadiamolo, è un po' il papà degli isekai moderni e quindi ci sta, tratto da una light novel, anche questo. Devo dire che continuerò a fare la serie perché comunque la sto apprezzando, disegni abbastanza standard, ma buoni, di Yuka Fujikawa. La storia originale è di Rifujin Na Magonote. Non mi dispiace, devo essere sincero, anche se ovviamente non è un capolavoro, dedicato solo agli appassionati degli isekai, o per chi è curioso di sapere un po' da dove arrivano tutti gli stereotipi di questo tipo di manga. Da qua, fondamentalmente. Poi abbiamo di Knit, ho preso il terzo numero di Shingo Tamai, arrivano i Superboys, ho adorato i primi due, ci ho anche fatto un video. Devo dire che sono curioso di leggermi anche questo terzo numero, mi ha fatto un po' ridere sfogliandolo il fatto che le ultime pagine sono tutte così. Ma non credo sia un errore, probabilmente semplicemente erano arrivati alla fine del 16° di stampa e quindi hanno dovuto in qualche modo riempirlo. Però fa veramente strano avere tutte queste pagine nere con il logo. Oddio, spero non sia un errore, in effetti. L'ho preso su Amazon, quindi non ho potuto sfogliarne altri. E sì, se ve lo state chiedendo è che in fumetteria non l'ho visto, quindi l'ho preso così. In ogni caso, un classicone del manga per tutti gli amanti, ma vi ho già fatto un video settimana scorsa, andatevelo a vedere se non l'avete fatto. Poi abbiamo Goen. Intanto il 30° numero di Karakuri Circus. Vai che ne mancano soltanto 16. Grande Kazuhiro Fujita, uno dei miei autori preferiti del panorama manga. Fra l'altro, se seguite il canale YouTube di Naoki Urasawa, ci ha fatto un video dedicato al nostro Kazuhiro Fujita. E ringrazio Michele Mari che me l'ha fatto scoprire, perché purtroppo io su YouTube ci sto un po' poco a livello di visione. In ogni caso, vabbè, è Karakuri Circus, non lo sto leggendo perché non lo farò finché non finisce. Speriamo che Goen continui ad andare avanti così e si ripiglia al 100%. Io me lo auguro. E sempre Goen, e sempre a proposito di speriamo che concluda, numero 14 di Rin, che effettivamente conclude la serie e quindi finalmente mi posso rileggere i primi numeri e completarla. Sono contento, non mi ricordo quasi nulla di com'era la storia in sé, so che il protagonista disegna manga e niente, finalmente posso leggermela, sono contento. Grazie Goen per essere arrivati al finale. Direi nient'altro di particolare da segnalare su Rin. Magari ne riparliamo una volta che me la sono letta tutta, ci potrei fare un video, non ci starebbe male, alla fine. Interessante. Quindi, J-pop, cominciamo con una novità, è infatti arrivato Diario di una speziale numero 1, solito formato brossurato con sovracoperta, sotto la sovracopertina troviamo delle vignette inedite
anche altre robe con la protagonista. Lei è una speziale che vive nell'antica Cina, viene rapita e venduta alla corte imperiale, dove diventa una delle ragazze che servono all'interno dell'harem dell'imperatore. Ovviamente questo la porterà a dover utilizzare le sue doti di speziale per aiutare le spose imperiali che ne hanno bisogno. In regalo c'è comunque il fantastico taccuino da speziale, che non è altro che un libretto bianco e che mi ha fatto un po' strano perché ha una copertina di cartone e sopra una sovracoperta in carta, tipo carta di riso. Mi ha fatto un po' strano questa cosa. È come una sovracopertina ma pinzata. Ok. A cosa serve? A niente. Il fumetto l'ho trovato carino, ma probabilmente ne parleremo in un video, quindi non vi dico niente di più. Poi abbiamo una dei miei favoriti, ovvero Comi Can't Communicate numero 8. Non ho ancora letto questo numero, però sapete già cosa aspettarvi. Dovete amare Comi con tutto il cuore. Chi non lo legge è una persona brutta, ma non è brutta quanto chi lo ha letto e l'ha droppato. Quello è mostruoso. In ogni caso, se nel vostro corpo batte ancora qualcosa, non potete che amare la protagonista, perché è super chiottina e dolcina e non se ne può fare a meno. In ogni caso, super super consigliato, è uno dei miei manga preferiti del momento. Tomohito Oda lo scrive, bello. E lasciamo J-Pop con un ultimo volume inedito, ovvero Love from the Other Side di Nagabe, l'autore di Girls from the Other Side. Ovviamente la raccolta ha un titolo molto simile e contiene 6 storie brevi che fondamentalmente ci parlano di amori particolari, del tipo un corvo che fa visita ogni giorno a una ragazza malata, un lupo antropomorfo che cerca di crescere una bambina, un avvoltoio che tiene con sé una piccola umana come scorta di cibo, o forse no, e il rapporto fra un fragile e candido umano e un possente leone bianco, poi un ballo fra una bambina e un vampiro e una ragazza cieca che vive insieme a un orribile mostro. Non lo so, sinceramente sempre molto interessante il tratto grafico di Nagabe. Non ho bene idea di quando siano state realizzate queste storie, se prima o dopo Girls from the Other Side, magari anche contemporaneamente, non ho ancora controllato, sicuramente lo farò se ci farò un video. In ogni caso, se amate l'autore e siete curiosi di leggere storie un po' particolari, ci può stare tranquillamente, consigliato. Ma per ultima abbiamo Star Comics, e qui niente in realtà di super particolare da segnalare, se non ovviamente il manga più brutto di quest'anno a mani basse, ovvero Super Dragon Ball Heroes 3, che si conclude, ma tranquilli, a settembre arriva la seconda serie. E niente, l'ho letto e se avete letto i numeri precedenti sapete già cosa aspettarvi: scontri rapidissimi, la trama che va avanti totalmente a caso, nuove fusioni e versioni dei personaggi, anche se non molte in realtà in questo numero. Forse ho notato un leggero miglioramento dal punto di vista grafico, ma solo in alcune scene, in tante altre no, rimane decisamente discutibile. In ogni caso immagino che anche il disegnatore dopo 3 volumi abbia iniziato a prenderci un pochino più la mano con i personaggi. Resta il fatto che non li sa assolutamente disegnare se non in primo piano frontale. Comunque, se siete super 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 fan di Dragon Ball e non potete fare a meno di leggere tutto quello che esce, ve lo consiglio. Altrimenti assolutamente no, statene lontano, perché è davvero una delle robe meno consigliabili dell'universo. Poi abbiamo l'emblema di Roto 2 numero 27. Continuano le avventure dei nostri eredi dell'emblema di Kamui Fujiwara. Gran bel manga, continuo a dirlo, mi piace tantissimo, visivamente è molto molto bello. Dal punto di vista grafico ha ormai raggiunto delle vette notevolissime, il tratto è sempre più dettagliato e devo dire mi piace un sacco. Ecco, forse la trama sta andando un pochino a rilento, ma è un numero molto molto di scontri, quindi non è che si possa aspettare cose diverse. Però se amate il fantasy alla giapponese, io ve lo straconsiglio tutta la serie, perché assolutamente ci sta. Consigliatona. Niente di particolare di più da segnalare, è un numero di passaggio, quindi... Ma chiudiamo con una conclusione, ovvero numero 6 per Rou Hiro di Akira Iramoto, in cui si chiude la serie. Non ho ancora letto questo sesto volumetto, lo farò a breve perché sennò poi rischio di non leggerlo mai più. In ogni caso, vabbè, lo sapete, Rou Hiro è una serie fuori di testa, l'autore prende in giro il genere ecchi in modo ridicolissimo e si diverte un sacco a giocare con l'erotismo in questo modo. È una serie che alla fine vi consiglio, vediamo un po' come va a parare prima di darvi un giudizio, magari potrei anche fare un video finale per parlarne, oppure ne parlerò in live.
fare le letture della settimana, non lo so ancora. In ogni caso, la serie nel complesso è breve, tranquillamente recuperabile, sono solo 6 numeri. Se non l'avete ancora iniziata, io vi consiglio di recuperarla, almeno per ora, perché vi strapperà sicuramente un sorriso nell'assurdità che la pervade. Quindi, con questo direi che è praticamente tutto. Io intanto vi ringrazio di aver seguito il video. Se vi è piaciuto, merita un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Ricordatevi che vi lascio in descrizione i fumetti della settimana se volete aiutarmi a mandare avanti il canale acquistandoli su Amazon. E vi ho già parlato di tutti i miei social, sia su Telegram che su Instagram che su Twitch. Trovate tutti i link in descrizione. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video.